Laso, come se l'aspettava questa seconda ondata così? Noi ci siamo collegati, mi pare di ricordare, proprio da questo Sì. piazzale con l'ospedale alle spalle Sì. lo scorso 1º maggio, se non sbaglio. Mi sono proprio collegato con lei. E quindi lei è la testimone più attendibile, anche se adesso l'accuseranno di parzialità, visto Fa quello che ha niente. detto, per il quale comunque la ringrazio, perché credo che sia il sentimento della maggioranza degli italiani, almeno da quello che vedo e quello che sento. Quel giorno, quella mattina del 1º maggio, io le dissi che questo ospedale sarebbe stato, utile e importante. Ahimè, forse anche essenziale, nella seconda fase che ci sarebbe stata a partire dal mese di ottobre. Quindi mi pare purtroppo di essere stato un facile profeta da questo punto di vista. Non mi piace assolutamente fare la Cassandra, non c'era assolutamente bisogno di fare la Cassandra, non ci vuole il premio Nobel per la medicina per capire quello che è l'andamento delle epidemie e in questo caso l'epidemia di Covid si sta comportando come tutte quelle che sono le epidemie virali che hanno interessato la storia dell'uomo. E quindi diciamo che da maggio ad oggi, invece di lavorare, di rimboccarsi le maniche e di essere quindi pronti ad affrontare la seconda ondata che era certa, al di là dei negazionisti o di quelli che si sono messi a scrivere libri o di quelli, abbiamo sentito adesso, io non vedo le immagini, ma dalla voce riconosco il commissario per l'emergenza del Sì. Covid, che dice una serie di cose assolutamente giuste, però da che pulpito? Perché se non sbaglio, il 18 di maggio un decreto legge stabiliva che dovessero essere, fra le tante altre cose, forniti 5.500 posti letto di rianimazione in più rispetto a quella che era lo standard. E il bando di gara per comprare questi letti di rianimazione, se non sbaglio, è stato fatto ai primi di ottobre. Sì. Diciamo che qui nessuno è perfetto, nessuno ha il verbo, per risolvere i problemi, forse però se durante l'estate, si fosse lavorato duro, sapendo che comunque questa seconda ondata sarebbe arrivata, probabilmente saremmo stati in grado di fronteggiarla meglio rispetto a quello che stiamo facendo e magari i critici si sarebbero potuti anche divertire a dire che questo ospedale, come quello in fiera, non era servito a niente. Purtroppo non è andata così, purtroppo non è andata così anche perché, appunto, rispetto durante l'estate non tutti hanno lavorato come avrebbero dovuto. Senta, lei